Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'Osprey Kestrel da 38 litri. Uno zaino con tantissime caratteristiche, veramente tante, di cui adesso ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dallo schienale di questo Kestrel 38, perché qui troviamo la tecnologia Airscape di Osprey. Devo dire che questa tecnologia Airscape di Osprey non mi ha mai convinto tantissimo e anche in questo caso non mi ha convinto. Uno schienale che va a diretto contatto con la schiena, che comunque dovrebbe avere dei canali da reazione per far traspirare, ma che io l'ho utilizzato in delle giornate primaverili e vi assicuro ho sudato veramente tanto. Quindi diciamo che la traspirabilità è sicuramente la parte di questo zaino che meno mi ha convinto. È uno zaino che se andrete a utilizzarlo in giornate particolarmente calde d'estate suderete davvero davvero tanto. Di contro però avere lo schienale attaccato alla schiena fa sì che questo zaino sia molto stabile. Anche quando andiamo a riempire veramente molto carico con tanti chili, devo dire, risulta essere sempre molto stabile. Dipende poi voi a cosa date più importanza, però dovrete scegliere se preferite la stabilità o la traspirabilità. Per quanto riguarda invece la fascia lombare, questa è una fascia lombare bella solida, bella grossa, che ci permetterà di portare anche fino a 15 kg con questo zaino, perché veramente ci si può portare tanti tanti chili. Una fascia lombare però che anche lei con il materiale con cui è fatta tende a essere molto calda e far sudare tanto. Anche la fascia lombare dal punto di vista della traspirabilità non mi ha convinto tantissimo. Per quanto riguarda la possibilità di stivare degli oggetti, troviamo sulla fascia lombare due tasche, una a destra e una a sinistra, belle ampie, ci stanno dentro tanti tanti oggetti in cui poter andare a riporre tutte le nostre cose che vogliamo avere a portata di mano. La chiusura sulla parte anteriore infine è fatta bene con una clip che anche quando ci portiamo 15 kg non dà nessun problema. Passando alla parte degli spallacci, anche loro fatti bene ma con lo stesso materiale della fascia lombare, quindi fanno sudare anche loro. Devo dire che comunque svolgono un ottimo lavoro nel momento in cui andiamo anche con 15 kg sulle spalle. E nella parte anteriore troviamo la classica chiusura col fischietto per andare a scaricare un po' di peso anche sul petto. Cosa che adoro sempre sugli zaini di Osprey è che possiamo nella parte anteriore andare a riporre i bastoncini. Infatti andando a infilare la punta sul laterale dello zaino nella parte posteriore e la parte del manico sullo spallaccio, possiamo andare a portare i bastoncini in sicurezza nel momento in cui magari dobbiamo passare qualche passaggio un pochino tecnico. Devo dire, caratteristica sempre molto apprezzata che mi è piaciuta anche su questo Osprey. In generale devo dire che tutta la parte posteriore dello zaino mi ha convinto ma non appieno. Sicuramente fatta bene, ideata bene, ma per quanto riguarda la traspirabilità fa sì che questo zaino sia veramente poco traspirante e anche utilizzato, come vi dicevo, in giornate primaverili mi ha fatto sudare veramente tanto. Passando alla parte posteriore iniziamo a vedere uno dei due lati che vi preannuncio sono simmetrici. I due lati sono costituiti principalmente da una retina che ci permette di poter portare sia degli oggetti lunghi, come ad esempio dei bastoncini o un cavalletto, sia una borraccia. Quello che mi piace per quanto riguarda la borraccia è che possiamo andare a recuperarla e a metterla a posto da soli senza nessun problema, perché le tasche sono tagliate e veramente è semplicissimo andare a prendere una borraccia. Nella parte poi sia superiore che inferiore troviamo le classiche cinghie che ci permettono di andare a chiudere un po' lo zaino nel momento in cui magari andiamo a utilizzarlo non completamente pieno. La parte laterale devo dire è abbastanza classica, semplice, che però ha quell'ottima funzione di poter prendere e riporre le borracce in autonomia. Passando alla parte posteriore vera e propria, innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio è che abbiamo questa grossa tasca a rete che ci permette di poter portare nella parte esterna una giacca, un secondo strato, comunque degli oggetti. Me la sarei immaginata un pochino più grande, o dire abbastanza piccolina, dopo che ci mettete dentro un secondo strato non è che ci sta molto altro, però comunque è presente e sempre ottima. Nella parte posteriore possiamo sempre portare dei bastoncini, anche sdobbiati, uno a destra e uno a sinistra, oppure tutti e due a sinistra e una piccozza dall'altra parte. E la sacca dello zaino è possibile aprirla in tre punti. Nella parte inferiore, con la classica apertura da sacco a pelo, proprio classica, in cui qua abbiamo anche le fibbie per poter portare all'esterno qualche materiale in più come una tenda. Nella parte di destra abbiamo la possibilità di aprire lo zaino sul laterale in modo tale da poter prendere un po' tutti gli oggetti che abbiamo nella sacca. E infine la classica apertura superiore fatta dal classico cordino da andare ad aprire per poter inserirci dentro tutto il materiale. Devo dire da questo punto di vista che abbiamo davvero tante caratteristiche e in base a dove abbiamo stivato gli oggetti sarà sicuramente semplice andare a recuperarli. Per quanto riguarda invece il cappuccio, questo ha due tasche, una esterna e una interna.
quella esterna veramente grossa, davvero ci stanno dentro tantissimi oggetti, quella interna altrettanto grande ed è fatta anche lei in rete, chiusa da zip. Devo dire anche qua, dotazione fatta molto molto bene, anche sul cappuccio si può portare tantissimi oggetti. Infine, per quanto riguarda il comparto acqua, come dicevo possiamo portare due borracce nelle tasche laterali, anche belle grosse le borracce. Abbiamo la possibilità di mettere nella tasca interna la classica vescica con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore. E in dotazione è dato anche un rain cover trattato senza PFA, in modo tale da poter andare a coprire lo zaino nel momento in cui inizia a piovere. Per quanto riguarda i materiali di questo Osprey, devo dire che è fatto veramente bene. È composto da un nylon 420D per tutta la parte superiore dello zaino e da un nylon 500D nella parte inferiore quando magari andiamo ad appoggiarlo su qualche roccia. Devo dire un nylon estremamente durevole, estremamente duraturo. Quello che però è il contro di avere questo tipo di nylon e tutte le caratteristiche che abbiamo visto è il peso. Perché parliamo di uno zaino da 38 litri che pesa 1,9 kg. Cioè siamo quasi a 2 kg in base poi alla taglia che prendete. Ecco che avere già 2 kg semplicemente di zaino quando andiamo magari a dover fare dei giri belli lunghi può fare la differenza nell'affrontare un trekking col sorriso oppure tornare a casa semplicemente con le spalle distrutte. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Osprey Kestrel, iniziando dal prezzo, perché lo si trova online sui 150 euro. Ve lo consiglio sì e no. Sì, perché comunque è fatto molto bene, ottimi materiali, tantissime caratteristiche, tantissimi punti d'accesso alla sacca principale, davvero uno zaino che ci potrà soddisfare in tantissime situazioni, in tantissime escursioni. Però c'è anche di contro che è molto pesante e poco poco traspirante. Quindi se non vi interessa avere la possibilità di portare fino a 15 kg, ma tendenzialmente magari voi andate con molto meno carico sulle spalle, ecco che magari andrei a prendere uno zaino più traspirante, magari con uno schiena da rete, e sicuramente più leggero. Dipende un attimo voi cosa volete dal vostro zaino e su cosa preferite concentrarvi. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stata esauriente e esaustiva anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!